La situazione è difficile. La Procura di Tempio vive da tempo i problemi legati alla carenza di organico. In servizio ci sono 10 unità di personale su 21, numeri che non consentono di gestire il carico importante di una struttura che serve e regge l'intera Gallura. Siamo in grande sofferenza da sempre, io l'ho detto a tutti, a tutti gli organi istituzionali. Noi abbiamo in organico attualmente in servizio 10 unità di personale su 21, che è una cosa che una struttura complessa come una procura non può gestire il carico che ha con questi numeri. E abbiamo in organico 7 magistrati, voi sapete che insomma, l'anno scorso sono transitati sul nostro territorio circa 7 milioni di persone. Noi abbiamo 3 porti e un aeroporto, quindi chiaramente insomma, il turismo è quello che è, i flussi sono enormi e anche le notizie di reato. E quindi è chiaro che non riusciamo con giovani magistrati, adesso ne ho 5 in servizio più un applicato, a sostenere questo carico. Tra le opzioni per cercare di risolvere almeno parzialmente i problemi c'è quella di avere personale dalla regione. Il procuratore generale si è attivato in questo senso per vedere se riusciamo ad avere personale. Diciamo anche della regione, ma dobbiamo essere autorizzati dal Ministero. In questo è intervenuto e interverrà il Procuratore Generale.